Ascoltate bene quello che sto per dirvi, ragazzi, perché da oggi, anzi da qualche giorno, potrebbe esserci una rivoluzione. Infatti non so quanti di voi sono informati sulla cosa, ma è in produzione un nuovo gioco di calcio. Avete capito bene, signori, un nuovo gioco di calcio che potrebbe competere con FIFA e eFootball. E sto parlando di UFL, ovvero UFL. Mentre parlo, vi lascio il trailer in sottofondo, così lo potete gustare. Stiamo parlando di un gioco di calcio che, secondo le voci, sarà completamente gratuito. E attenzione, perché se dovesse fare un ottimo lavoro con le licenze, nei prossimi anni potremmo parlare veramente di un ottimo gioco di calcio. Considerate che di recente hanno annunciato una partner con il West Ham in persona, anzi in squadra. In descrizione trovate il link del profilo Instagram del gioco. E non solo, perché trovate anche il link per il trailer. Mi raccomando, ragazzi, supportate questo progetto perché sono convinto che sarà qualcosa di davvero interessante. Questa volta clicco una volta, sono in Arabia Saudita perché voglio evitarlo totalmente. Sì, vabbè, yeah, basta. Yeah, io, cioè, vabbè, ho capito, ma l'Irlanda poteva essere sufficiente? Domanda, risposta, sì. Per quanto mi riguarda. Secondo FIFA, no, perché? Perché il Dundee United è veramente una squadra de Marci. Questo è il mitico squadrone che ci troviamo davanti. E come potete notare, abbiamo subito un problema perché questi giocano con il 4-3-3, ma non hanno ali nei rispettivi ruoli. Il resto della squadra è decisamente mediocre. Purtroppo non siamo fortunati perché non c'è un giovane talento di livello. Ma ho messo due nomi intriganti per il calciomercato: La Tupa e Lewis Potter. Attenzione perché effettivamente chiedono molto, quindi io mi tuffo subito su uno dei due, ovvero Lewis Potter, e vediamo se riusciamo a portarcelo a casa. E ce la facciamo, signori! Il primo acquisto ufficiale è Lewis Potter. Ruolo cruciale, ovviamente, stipendio anche abbastanza basso. Signori, grandissimo colpo, lo andiamo subito a mettere a titolare, ovviamente. Avendo fatto parecchi soldi dal calciomercato, mi tuffo su qualcuno che dovrebbe essere più forte della Tupa, ovvero Balikwisha. Ha un valore di mercato molto alto, vediamo se riusciamo ad avvicinarci. Ok, dai, posso starci. E signori, abbiamo chiuso anche per l'ala destra e abbiamo chiuso con il calciomercato praticamente, con questi due colpi. Quindi questa è la formazione con la quale andremo a simulare tutta la stagione in Scozia. Si va, non ho la più pallida idea di cosa aspettarmi. Però, stavo per dire, abbiamo pareggiato 1-1 col Celtic, che invece poi abbiamo perso contro quegli scappati de casa. Mamma mia, che settembre! Ecco, ottobre, già una merda. Ultima partita simulata. Allora, non siamo andati sicuramente bene. Penso che questi siano i play-out, non so come si chiamino. Andiamo a vedere. Che squadra sono io? Il Dundee. Oh! No, aspetta. Allora, ottavi. Ottavi e 34 punti. Madonna mia. Mamma mia! A 5 punti dal Kilmarnock, che arriva dodicesimo. Strettissima la fase finale di questa classifica. E quindi sì, andiamo a fare la seconda fase, dove arriviamo secondi dietro al Motherwell. Andiamo a vedere un po' come sono cresciuti i nostri. Lewis Potter, Balikwisha. Devo dire che qualcosa di buono l'hanno fatto. Vorrei vedere anche The King, Lorenzo. Un bel più 2 per lui. Poi Balikwisha più 4. 39 presenze, 2 gol, 2 a. Mentre Lewis Potter più 5. 11 gol e 3 assist. Appere. Apperò. Scusate. Gheghina, gheghina piccolina. Andiamo a vedere subito gli incarichi. Ci potrebbe stare. Guarda che bastardi che mettono il Motherwell primo. Ma il Motherwell è arrivato primo nella seconda fase. Balordi. Proviamo il Celtic. Accettano, signori. Dai. Seconda stagione sempre in Scozia, ma con il Celtic. Ma con il Celtic. Quindi Dundee, dal Dundee, passa al Celtic. Oddio, è vero, me l'ero dimenticato. Ragazzi, me l'ero dimenticato di questa cosa. Di questa cosa super divertente. Abbiamo la coppa. Abbiamo la coppa.
Allora, niente, oh, Edward è già volato. Andiamo a simulare velocemente, vi prego. Sì! Il primo trofeo! La Coppa di Scozia! Questa l'ho un po' rubacchiata, devo dire. Ma potrebbe non interessarmi. Allora, purtroppo, l'unico giocatore che potrei portarmi dietro è Lewis Potter. Ah, fantastico, non si priveranno di questi due giocatori. A questo punto, però, io sinceramente questo budget lo voglio sfruttare e proverei a comprarmi o subito una prima punta, e ci potrebbe stare perché poi gli attaccanti costano veramente tanto, oppure un centrocampista centrale. Ragazzi, io voglio fare questa pazzia. Voglio provarla. Voglio provare questa pazzia. Potresti cascarci, per favore? Allora, sono interessati ad Aieti, io però non posso offrirgli più di così perché non ho i soldi per fargli il contratto, se no. Posso tentare così, ma è durissima. Dai, ragazzi. Sì! Oddio, forse abbiamo fatto un colpaccio. Ti offro tutto quello che ho. Sì! Abbiamo preso Vlahovic! Dal resoconto possiamo notare che Vlahovic è un 79. Per il centrocampo ho messo a seguire anche Gallagher, quindi vedremo. A questo punto possiamo ufficialmente terminare la prima stagione, andata abbastanza liscia e tranquilla, con un trofeo, tra l'altro, e iniziare la seconda. Eccolo qua il nostro Dusan! Ma perché gli hanno fatto sta foto palesemente seduto in panchina capettorina, mortacci? C'è poco da essere felici perché il resto della squadra è veramente, ma veramente, di dubbio valore. Manca un terzino destro e forse anche un esterno sinistro, perché Johnston purtroppo non lo posso utilizzare io. Ci potremmo mettere l'Amkelve. Per il calciomercato abbiamo 17 milioni, che diventano direi anche un 21 e mezzo. Oltre alla ricerca di un terzino destro, ragazzi, ho trovato pure un portiere che potrebbe svoltarcela, ovvero Vaslik, che è in scadenza pure. Un portiere di ben 81 di overall. Per quanto riguarda il discorso terzino destro, io senza troppi dubbi andrei tra uno tra Bogle e Lamptey. Ma visto che Bogle costa meno, direi che potremmo andare tranquillamente su di lui. Bene, anche questa altra controfferta. Io direi che questa cifra si può chiudere e creiamo una bellissima trattativa. Fantastico. Abbiamo anche il terzino destro, signori. Fammi vedere quanto sei. 75, che colpo! Noi abbiamo assoluto bisogno anche di un terzino sinistro. E Truffé del Rang. Fa il caso nostro. Proviamo un'offerta da 13 milioni, più una clausola del 15, più pure Bolingoli. Che a memoria mi ricordo che ha un ottimo overall. Forse potevamo risparmiare qualcosa, ma tanto, soldi che non potevamo andare a reinvestire. Riusciamo a chiudere anche questo nostro ultimo colpo. Siamo nettamente rinforzati. Truffè è un 40, è un 74. Non so perché stavo per dire 44. Per restare un pochettino coperto, sia a centrocampo che sugli esterni, perché non è che abbiamo molti ricambi. Sulla tre quarti, nessuno. Sì, Johnston è vero. Anche a centrocampo centrale, oltre a Soro, non abbiamo nessuno. C'è questo Chuck Vetadze che mi permette, con questi soldi che ho guadagnato da qualche altra cessione extra, di ricoprire più ruoli. L'overall non è chissà che cosa, può crescere. Andiamo a trattare. Si chiude per 5 milioni e la clausola della rivendita al 15%, signori. A questo punto anche l'ultimo acquisto di questa rosa è concluso, noi possiamo andare a simulare fino a fine stagione. No, è questa sconfitta, ragazzi. Ma andate a cagare! Mannaggia i vostri Rangers! Mi hanno distrutto il sogno di vincere il campionato in Scozia. Lo so io. E invece sucate! Sucherellate, sucherellate e sucherellate. Siamo campioni di Scozia. Sì, potevamo fare il doblete, ma va bene lo stesso. Andiamo a vedere l'Europa League. Passiamo come secondi in questo girone con l'Arsenal, il LASK e il Sivasspor. E ovviamente prendiamo la rumba dal Tottenham. Bogle si fa più 3, Truffè si fa più 2. Oh, Lamkelze più... Oh! Oh!
21 gol e 8 assist, Lamkel. Bravissimo Turnbull, che diventa quasi un 80. Sono curioso di vedere Vlahovic. 29 gol e 4 assist per lui. Che bestia. Adesso ci vuole un incarico deciso, però, eh. Però non all'Arsenal. Uncle Priest. Anche detto zio prete. Cioè, a me spaventa che non ricordo. Ma sì, dai, che si va in Champions la quarta. No, ma pensavo accettassero. Devo puntare più in basso. Non saltava fuori nient'altro. Non saltava fuori nient'altro, raga. Speravo di potermi meritare qualcosa di più. Ma alla fine andiamo al Benfica. Ma con che formazione state giocando? Ma non, ma che cos'è sta roba? Oh mio Dio, ma c'è Koundé. Ma cosa ci fa Koundé? Quel trequartista lì, chiamato Turnbull, potrei fillarlo bene. Allora Peppa, 47 milioni. Cicchinho più 35. Massimo. Cicchinho più 37. Cucane. Hai capito Turnbull? Però non siamo ancora all'interno della terza stagione. Ma perché non mi dai soldi? Oh, accettato! No, vabbè, ragazzi, ma Turnbull è diventato un 82. Un 82 è diventato, raga. E mi hanno regalato anche Tsaigankov. Quindi a questo punto direi un altro difensore centrale, un terzino destro e un centrocampista centrale. Purtroppo i terzini si fanno pagare e dovendo fare un acquisto dal Celtic, Bogle è il prescelto, solamente che costa il nostro budget. Mi sembra eccessiva questa controfferta mi sembra eccessiva. 100 odore di chiusura a 28,6, non so perché. Oh oh oh. Eccolo qua il nostro Bogle che si mette titolare. Ma alla fine niente di marcissimo, eh. Ci sta. Non pensavo che l'avrei mai fatto. Ma io João Mario a 0 me lo porto in sacca, ragazzi. Sapete? Chiuso anche João Mario. Io se penso che ha giocato nell'Inter sto pippone al sugo, guarda, mi vengono ancora i brividi. Per risparmiare qualcosina sul centrocampo, ci sarebbe World Pros, che effettivamente non è malaccio. Ma sapete che vado su World Pros? Va bene, ci sto. Ma 18. Pizzighettone. Ci sto, ma 22,7. Beh, devo dire che World Pros è davvero un ottimo centrocampista. Per la difesa centrale, invece, purtroppo, andiamo un pochettino più sul classico. Anzi, non so neanche se ce li abbiamo i soldi per andare un pochettino più sul classico. È che dopo non ho i soldi per fargli il contratto, ragazzi. Già così penso di non averceli. Vediamo. Ok, preso Christensen. Quindi, a questo punto io non ho più niente da cedere, perché mi tengo Nunez, probabilmente giocherà anche Waldschmidt, potrebbe giocare anche Seferovic. A centrocampo siamo in numero giusto, assolutamente. Speravo di far fuori qualche altro giocatore, ma non mi arrivano offerte. In difesa ci siamo. Sì, ho pochi sostituti, però... Questa è la formazione con la quale andremo a simulare totalmente la terza stagione, ragazzi. Io vorrei portarmi a casa il campionato. La Champions è ovvio che non siamo attrezzati. Dai, ragazzi, dai, dai, dai. Ma veramente ci dobbiamo prendere per il culo? Ma veramente ci dobbiamo prendere per il culo. Arrivo in finale di Europa League una volta nella vita. Il Barcellona in finale. Ma cosa vuol dire il Barcellona in finale di Europa League? Cioè. Niente, a me FIFA delle soddisfazioni non me le può dare. Vediamo un attimo la nostra rosa. Ho visto già delle belle crescite. Dopo le guardiamo nel dettaglio. Ma ho visto un percorso clamoroso del nostro Benfica, che passa come primo nel girone. Batte ai sedicesimi la Roma, la devasta praticamente. Batte lo Sporting
per un totale di 4-1. Batte il Lille e in semifinale il Milan con il Barcellona che va... Ma io... Ma il Barcellona... Ma io vorrei sapere una roba, Barcellona. Cioè... Ah, tu... Vabbè, sentite. Sì, Tarabt, giocherai la finale di Europa League. Sì, Tarabt, sì. È possibile fare un miracolo sportivo? Con questa formazione? Si potrebbe pure fare. Ci potrebbero pure cascare. Com'è cresciuta, tra l'altro? Madonna santa. Sì! Sì, sì, sì! Sì! Darwin Núñez e Tsegankov! Vinciamo l'Europa League, ragazzi! Vinciamo l'Europa League! Mamma mia! Partendo dal Dundee a campioni d'Europa. Campioncini d'Europa, non esageriamo. E in campionato? A un punto dal Porto ed è qui che si gode, signori! Ed è qui che si gode! Vinciamo il nostro quarto trofeo, il campionato di Portogallo! Con questa prestazione, quanti gol fatti, chiaramente. Mentre la coppetta... Ah, coppetta... Potevamo fare il triplete, zio. Zio triplete. Abbiamo perso 4-3, ma fa un mock. Bogle più 2. Poi abbiamo Everton, 17 gol inoltre e 8 assist. World Pros 31 gol, ragazzi. 31 gol World Pros con la fascia da capitano... Più 31 gol e 9 assist, ragazzi. 25 gol in campionato, 6 in Europa League. Che animale. Turnbull più 3 diventa 85. 15 gol e 11 assist. Ma che numeri sono questi, ragazzi? E Núñez fa 17 gol e 5 assist. Alla fine ha giocato molto Seferovic. Tocca farlo, signori. Tocca farlo. Ovviamente il PSG non può fare altro che accettare. Dopo che ha perso la finale di Champions League, arriva Dandy e proviamo a vincere tutto. Ottima scelta quella di Teo Hernandez. Navas, io andrei a prendere Donnarumma. Neanche Areola? Bene. Qualcuno a centrocampo? Non so. Brozovic? Brozovic al Milan. Bellissimo. Ah, ecco, accettano. Va bene, dai, io mi terrei questi soldi. Concluderei questa terza stagione e mi andrei a giocare a fare il trasferimento per Donny van de Beek. Masucati. E mi andrei a fare la quarta, ragazzi. Donnarumma si posiziona subito qua con Navas, che è già calato. Io non ho mai capito perché ogni volta che si prende il Paris Saint-Germain non c'è mai un terzino destro. Turnbull è diventato un 87 e diventa il mio primo obiettivo, ragazzi. E vi dirò un segreto. Sapete che a me questo calciatore, quando l'ho provato in game, non mi è piaciuto. Mi è venuta voglia di riprovarlo. Direi che possiamo andare sugli 80 milioni, clausola della rivendita più Rafinha. Immaginavo, però ok. C'è stata una mediazione. Possiamo chiudere a 130, grazie. Cioè, ma in 4 stagioni quanto è cresciuto Turnbull? Ma è cresciuto tantissimo. Una roba clamorosa. In 4 stagioni, ragazzi, Anzi, 4... La quarta è appena cominciata. Cioè, è una crescita senza senso. E lo piazziamo subito qua, il nostro Turnbull. Adesso direi che manca uno alla destra, più un terzino destro, ma dobbiamo fare ancora tante cessioni. Prima di proseguire con il mercato, però, abbiamo la Supercoppa di Francia da giocarci, anzi, da simularci, contro il Lione. Con questa formazione andiamo. Attenzione. Incredibile. Incredibile. Per l'ala vado su un giocatore devastante, ovvero Vinicius Junior, che fa un bel trio con Neymar e Mbappé. Possiamo chiudere così che mi servirebbe anche... Ok, perfetto, il terzino destro. Perfetto, ragazzi, abbiamo chiuso Vinicius Junior e gli andiamo a mettere subito come ruolo alla destra.
giusto per farvi capire la quantità di giocatori che ho ceduto, ragazzi. Cioè, guardate che roba, infinita. Abbiamo messo su un bel gruzzolo che ci permetterà di acquistare uno dei migliori terzini al mondo, se non il miglior terzino. Oddio mio, non so mica se ce la faccio. 150. Clausola al 25. Oddio. 220.000 di stipendio, meritatissimi. E Alexander Arnold, come al solito, è l'ultimo acquisto di questa, forse ultima Fourier Challenge su FIFA 21, ovviamente. Ragazzi, noi non dobbiamo fare altro che vincere tutto, nonostante io abbia già perso contro il Saint-Étienne. Abbiamo la Champions League, girone da quello che vedo assolutamente fattibile. Quindi arriviamo tranquilli in finale di Champions League e non ci pensiamo più, dai. Oh, abbiamo sassato il Bayern Monaco a casa, ragazzi. Abbiamo good vibes. Oh no. Oddio mio, ma come il Lione? Ma come il Lione? Il Lione in semifinale di Champions? Madonna, ma come stiamo chiudendo quest'ultima Fourier, ragazzi? Ma come la stiamo chiudendo? Ma come la stiamo chiudendo? Finale di Champions contro il Tottenham. Potremmo chiudere il tutto in maniera davvero troppo epica. Neanche io mi sarei aspettato di arrivare in finale di Champions, sinceramente, raga. Vediamo se ci portiamo a casa anche il... no, questa chiaramente l'abbiamo persa. La Coppa Nazionale. Oddio, siamo in finale di nuovo contro il Lione. Ed ecco la Ligue 1. Vinciamo. Vinciamo, ovviamente. Ennesimo trofeo. Signori, ci andiamo a giocare la finale di Champions? No, senza Alexander Arnold ci andiamo. Andiamo in campo, sempre sul pezzo, e forza! Paris Saint-Germain! Per chiudere quest'annata di Fourier Challenge su FIFA 21, nel migliore dei modi. Sì, Neymar! Sì, Neymar! Sì, Neymar! Vai, Turnbull! Unai Simon! Sì? Non ci credo che mi ha stoppato Dier. È bellissima. Mannaggia vostra. Vinicius. Di tacco. Per Fabian. Passato. Ancora Unai Simon. Neymar. Scambia con Teo Hernandez. Attenzione. Teo, 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 Teo. Ancora Teo. Ancora. Ma niente, non riesco. Ma non ci credo. Eh no, eh. Questi non mi possono segnare. Alla prima azione non lo accetto! E Van de Beek, bravissimo a chiudere. Attenzione, Neymar se n'è andato. Come me ne sono andato, ragazzi? Con il doppio passo, ancora Neymar! Ancora Neymar! Che godura giocare con questi calciatori. Tiè, non è vero. Oh, finalmente il vantaggio del Paris Saint-Germain. 1-0 Mbappé! Era scritto, signori. Turnbull, attenzione, perché c'è spazio. Turnbull. Turnbull! Niente. Unai Simon ancora. Primo tempo che si conclude qua, ragazzi. È scandaloso il fatto che siamo in vantaggio solamente per 1-0. Guardate i dati. Oh, Greenwood! Donnarumma, 92 di overall, mi fai st'uscita qua, porco zio. Vabbè, non è colpa di Donnarumma, è colpa mia. Incredibile, siamo in pareggio. Vai Neymar. Turnbull. Dai Turnbull. Dai Turnbull. E niente, oh. Gliele tiriamo tutte in bocca a Unai Simon. Dai che sbagliano, Teo. Teo. Scambia con Turnbull. Turnbull. Turnbull! E ancora Unai Simon. Sì, bellissima, Turnbull. Vai Van de Beek! Van de Beek! 2-1 Paris Saint-Germain, all'incrocio dei pali. Assist di Turnbull, gollone di Van de Beek. Imparabile questa volta per Unai Simon. Mamma che legnata.
Sotto le gambe de Vinicius. Attenzione perché Unai Simon sbaglia tutto. Mbappé, Terbal, per chiudere questo episodio alla grande! E niente, Unai Simon non gli vuole far gol, ragazzi. Mbappé. C'è il taglio di Terbal. Terbal. Niente, non niente. È una setta, si sono accordati su Telegram. E non lo vogliono far segnare. Finisce qua, signori! Si conclude l'ultima 4-year challenge di FIFA 21. È incredibile. Se ci avessi provato a fare un episodio del genere, non ci sarei riuscito. È stato clamoroso, ragazzi. Forse uno dei migliori dal punto di vista del percorso, dal punto di vista dei trofei vinti. Siamo partiti dal Dundee United. Abbiamo vinto l'Europa League col Benfica e abbiamo vinto la Champions League col Paris Saint-Germain. L'ultimo episodio è uno dei più mostruosi che abbiamo fatto, signori. Non so se ce ne rendiamo conto. Siamo andati ovunque nel mondo, siamo partiti dalla Scozia e stiamo alzando la Champions League. Donnarumma, addirittura. No, pensavo fosse Donnarumma il capitano. È ovviamente Marquinhos il capitano, che alza la Champions e chiude questa stagione, quest'ultima 4-years, con un grandissimo trionfo. Signori, davvero, davvero complimentoni, anzi complimenzoni. Abbiamo surclassato il Tottenham, ragazzi. Una partita del genere non l'avevo mai giocata. Paris Saint-Germain è troppo più forte di chiunque. Eh sì, campioni, campioni, campioni. Tanti trofei per me in quest'anno. Abbiamo anche la Coppa di Francia. Vediamo se il Lione la sfangherà o la sfangheremo noi. La sfanghiamo noi, quindi ennesimo trofeo, 3-2. Vinciamo. Andiamo a vedere un attimo la crescita dei nostri, perché veramente, veramente tantissima roba. Tantissima, tantissima roba. Ero interessato a Turnbull, che diventa un 88. 4 gol e 14 assist, però. Molto bene dal punto di vista degli assist. Solo una presenza per Vinicius. Mi sono dimenticato di trasformarlo in ala destra. Alla fine ha giocato Messi. 7 gol e 2 assist. 33 per Neymar e 13 assist. 38 gol e 12 assist per Mbappé. Signori, io posso solamente ringraziarvi per il supporto che avete dato a questa serie su questo FIFA 21. Non vi preoccupate perché la settimana prossima si inizierà con FIFA 22. La serie questa rimarrà, penso, identica. Vedremo di provare qualcosina di nuovo nel caso per renderla ancora più complicata, ma arriveranno anche altre serie. Mi raccomando, guardate la descrizione per tutti i link utili. Noi ci vediamo alla prossima. Lasciate un mi piace, commento, consiglio e alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.